di tutto ciò che dice di nuovo di tipo diagnostico, di tipo terapeutico. Non dimentichiamo che ogni giorno stanno mettendo in commercio farmaci per la malattia polmonare, vuoi l'asma, la PPCO, la fibrosi e così via. Convegno ionico-adriatico sulle patologie dell'apparato respiratorio. Siamo con il dottor Alfredo Scoditti, che è appunto presidente del convegno, nonché responsabile della pneumologia della struttura del Carlo Fiorino Hospital. Intanto, dottore, un appuntamento fisso, quello del convegno. Siamo giunti infatti alla terza edizione, un momento davvero per fare il punto scientificamente degli studi, delle evoluzioni. E intanto, prima di affrontare proprio le caratteristiche del convegno, una domanda: perché la dicitura ionico-adriatico, convegno ionico-adriatico? Sì, perché abbiamo voluto realizzare questo evento in collaborazione con i colleghi di Ostuni, quindi versante adriatico, noi Taranto versante ionico, ma questo perché? Perché per far capire alla gente che non ci sono campanilismi, ma soprattutto la possibilità di collaborare con altri colleghi è importante, perché tutto questo ti consente di poter aiutare meglio la povera gente che soffre di queste patologie, che ovviamente non sono in diminuzione ma purtroppo sono in aumento. Ecco dottore, una realtà, dicevo, che è giunta alla terza edizione, un impegno forte da parte del Carlo Fiorino Hospital e del gruppo Neuromed che supporta. Taranto dunque ha una valenza scientifica anche nel mondo della ricerca, perché qui abbiamo relatori studiosi di fama nazionale. Certamente Taranto secondo me è un polo non soltanto industriale ma anche un polo scientifico, perché si avvale di tanti colleghi bravissimi che noi abbiamo ascoltato oggi e li ascolteremo anche, abbiamo ascoltato altro ieri, perché se voi avete notato nel nostro programma abbiamo inserito diverse figure che lavorano negli ospedali di Taranto e Moscati, Santissima Annunziata. Perché? Perché vogliamo dimostrare e far vedere alla gente che in loco ci sono delle persone che con la loro esperienza, con la loro cultura possono risolvere tanti problemi, e tutto questo serve per non far sì che la gente vada fuori, perché sapete tutti, quando qualcosa non va partiamo subito, andiamo a Milano, quando in effetti nella nostra zona abbiamo un ottimo chirurgo toracico, un ottimo oncologo, abbiamo cardiologi bravissimi, abbiamo la cardiochirurgia. Voglio dire, andare via, questa esterofilia forse è una moda che noi dovremmo capire che non fa bene a nessuno. Primo, economicamente alla regione Puglia porta danni economici. Secondo, non dà una bella immagine, è come se nel sud non c'è gente brava all'altezza di risolvere i problemi di tipo sanitario. Consideriamo che la sanità ha fatto grandi passi avanti e vi posso dire che nel meridione ci sono figure molto importanti, e non dimentichiamo, questo lo voglio dire col cuore in mano, che tante figure importanti che vanno al nord sono, o anche all'estero addirittura, sono persone che vengono dal sud. Faccio l'esempio, mio fratello responsabile della Unity Stroke dell'Università di Parma come neurologo, e arriva da dove? Da Mesagne, provincia di Brindisi, ma tante altre figure. Infatti oggi avevamo dei colleghi che sono meridionali ma che lavorano al nord. Quindi che cosa voglio dire? Dobbiamo fidarci della gente che lavora al sud. Buongiorno a tutti, sarò brevissima perché siamo in ritardo. Io voglio ringraziare gli organizzatori di questo convegno, che ormai è una tradizione, è diventata una tradizione annuale e si arricchisce sempre più di spunti di riflessione e di approfondimento. Vorrei ringraziare in particolare il nostro dottor Alfredo Scoditti, un uomo di grande levatura personale e professionale, e
voglio ringraziare la mia azienda, l'azienda che porta il nome di mio papà che non c'è più, che mi onoro di rappresentare insieme al dottor Straziota, che da sempre opera su un territorio martoriato, soprattutto attraverso la casa di cura San Camillo, ex nel quartiere Tamburi, nel quale le patologie pneumologiche sono di grandissimo rilievo. E quindi si aggiunge adesso come novità rispetto agli anni precedenti il fatto che sia entrato nel nostro gruppo societario un istituto di ricerca a carattere scientifico che si chiama Neuromed, che voi credo che conosciate benissimo, che svolge ricerca in campo nazionale ed internazionale. E quindi siamo onorati sia di appartenere a questo gruppo, sia di aver iniziato progetti di ricerca che porteranno questa città sicuramente a un livello di cure e a un livello di speranza, tra virgolette, molto più elevato. Non tolgo altro tempo, vi auguro un convegno ricco di spunti di riflessione, ringrazio ancora tutti e buon proseguimento. Grazie. La dottoressa Valeria Fiorino, presidente del CDA del gruppo Carlo Fiorino Hospital, una volontà appunto netta, chiara del gruppo di essere vicina a Taranto, monitorando la situazione delle patologie dell'apparato respiratorio attraverso questa iniziativa, attraverso questo convegno, ma un momento di cultura scientifica con la C maiuscola, visto appunto il livello dei relatori di fama nazionale. Sì, infatti io mi onoro di rappresentare questa azienda che da sempre ha sul territorio ha svolto una sanità di eccellenza e ancor più mi onoro di avere nella squadra della nostra azienda il dottor Alfredo Scoditti, che da sempre si occupa in un territorio così martoriato come la città di Taranto di patologie pneumologiche. Inoltre annuncio con grande entusiasmo e con grande forza l'ingresso all'interno del Carlo Fiorino Hospital del gruppo Neuromed, che è un gruppo, un istituto di ricerca a carattere scientifico che da anni si occupa di ricerca a livello nazionale ed internazionale e quindi arricchirà il nostro territorio di un apporto scientifico veramente notevole, veramente indispensabile a una città come la nostra. Il nome del gruppo Carlo Fiorino Hospital porta il ricordo di suo padre, una pietra miliare, non a caso la struttura, la casa di cura San Camillo è allocata al quartiere Tamburi, purtroppo un quartiere simbolo per la realtà di Taranto dal punto di vista dell'inquinamento, una tradizione di famiglia che continua e sempre nel solco da lui tracciato, continua e continuerà sempre facendo cose gregge. Io auguro che questo convegno, che è giunto alla terza edizione, prosegua per tanti altri anni e siamo sempre più forti nella ricerca, nello sviluppo e nella cura di patologie che ci affliggono così gravemente. Buongiorno a tutti, diciamo che ho da dire poco, però mi riallaccio innanzitutto a quello che ha detto Valeria. Sicuramente la novità è che questo nuovo gruppo che si è affacciato, diciamo, insieme a Carlo Fiorino Hospital porterà, spero che porti in questo territorio, diciamo, un valore aggiunto, quindi Neuromed non ha la presunzione di portare chissà che, però vorrebbe partecipare affinché con questi eventi, magari con un supporto anche di natura scientifica e di ricerca, possa cominciare a dare veramente delle risposte a questo territorio, non solo da un punto di vista di articoli e di scritture, ma anche da un punto di vista veramente reale. Quindi il nostro auspicio è quello che su Taranto si facciano tante cose, tante iniziative, ora lo dicevo anche prima, al di là della cura sicuramente a noi piacerebbe molto cominciare a fare una vera prevenzione, cioè cominciare dalle scuole elementari, per me si dovrebbe iniziare quasi dall'asilo nido, perché facendo un po', creando cultura, facendo la vera prevenzione, probabilmente si creeranno anche quegli stili di vita che possono servire per i nostri figli in un futuro. È chiaro che ringrazio il dottor Scoditti e il dottor Bracciale che hanno fatto questo convegno e sicuramente questo tipo di evento deve servire anche un confronto, perché delle volte ci si confronta poco nel nostro ambito e quindi confrontarsi, chiaramente la parte più importante, come diceva il dottor Scoditti, che io non dimentico mai, sono i medici di base, che delle volte vengono un po' lasciati, diciamo, da noi
strutture, degli specialisti un po', diciamo, nel quotidiano. Quindi io credo che lavorare insieme anche con le istituzioni pubbliche, che io ringrazio perché, ripeto, non esiste più privato e pubblico in questo senso, quando si fa ricerca, quando si danno le cure, eccetera, la simbiosi tra pubblico e privato è fondamentale, quindi bisogna anche un po' cominciare a mettere da parte la discriminazione pubblico e privato, c'è chi lavora bene e c'è chi non lavora bene, quindi è giusto anche menzionare il pubblico, il dottor Bracciano che lavora allo studi, sicuramente fanno moltissimo per questi territori. E poi Valeria ha detto una cosa importante, noi stiamo in una struttura, io sono da poco quindi diciamo, non neanche come dire, il titolo poterlo dire, però un rione come il Tamburi dove alla fine viene solo la cronaca, l'Ilva eccetera, io posso anche in questi pochi mesi ho trovato tantissima brava gente che ha bisogno di avere risposte e noi possiamo dare risposte, dico non solo noi cardofiorini, abbiamo il dovere di dare risposte, magari parlare un po' meno, scrivere meno sui giornali, ma cercare di stare accanto alla gente. Io vi ringrazio e buona giornata. Il dottor Giuseppe Straziota, amministratore delegato della Carlo Fiorino Hospital, un convegno, quello di quest'oggi, che ha una valenza particolare, parliamo di patologie dell'apparato respiratorio in una città gravemente offesa dall'inquinamento, quindi una tematica più che mai attuale e che purtroppo ben si rifà al territorio, alla realtà tarantina. Sì, infatti diciamo che queste sono le patologie, a dire di tutto, sia per come mortalità che come morbidità, le malattie dell'apparato respiratorio, diciamo, sono una delle prime cause di morte, diciamo, in Italia, e quindi è chiaro che questo è un territorio dove l'inquinamento contribuisce in maniera, come dire, abbastanza rilevante. Chiaro che questo è un convegno dove alla fine ci sono tanti illustri relatori che si metteranno a confronto anche per vedere un po' non solo quelle che sono le cure ma anche come lavorare insieme, perché per queste patologie si affrontano anche mettendo insieme i medici di base, gli infermieri, i riabilitatori, quindi sento anche delle patologie di natura cronica, quindi bisogna creare dei percorsi, diciamo, territoriali affinché i pazienti abbiano delle cure, diciamo, essenziali, e oltretutto bisogna anche pensare un po' alla prevenzione. La prevenzione va fatta dalle scuole elementari con i ragazzi per cercare anche un po' di costruirsi anche delle abitudini sane. E anche quest'anno questa kermesse ci dà dei lavori di grande, grande impatto e di grande spessore professionale, con lo scopo appunto di dare un messaggio molto importante. Solo una cosa volevo dire, l'idea anche di creare diciamo questo connubio fra la parte ionica e la parte dell'area di pneumologia non è nata neanche a caso, perché noi siamo le due province più dove c'è una più alta incidenza di malattie respiratorie. Dottor Pierluigi Bracciale, presidente del convegno, nonché direttore della struttura complessa di pneumologia di Ostuni Brindisi. Dottore, un convegno che vuole davvero essere un momento di incontro per far sì che le varie esperienze maturate in varie parti d'Italia possano confrontarsi, possano produrre un arricchimento nell'ottica di un servizio sempre più qualificato nei confronti del paziente. Sì, sì, infatti il dottor Scoditti, qui va gran parte del merito dell'organizzazione di questo congresso, ha pensato bene di affrontare in questi due giorni di lavori tutti gli aspetti delle malattie respiratorie, partendo dalle malattie della broncopatia cronico-ostruttiva e finendo al tumore del polmone. E questo è un aspetto molto importante, è la prima volta che noi facciamo un congresso ionico adriatico, perché le nostre due province sono quelle, ahimè, più tartassate dal punto di vista dell'impatto ambientale, e questa è una cosa da dire, da sottolineare, per via
di ragioni che tutti quanti conoscono, e abbiamo la più alta incidenza in Puglia, sia a Taranto che a Brindisi, di malattie respiratorie e di tumori del polmone. Anche questo è stato un motivo per poter fare questo congresso e unire le due, diciamo, società, quella Ionico e quella Adriatica, di malattie respiratorie, in modo da poter dare a tutti i partecipanti la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale sempre a favore del paziente. Sì, buongiorno a tutti, io porto i saluti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Taranto, soprattutto nella persona del dottor Nume, che oggi è impegnato in una delle tante riunioni in Consiglio regionale con il Presidente Emiliano, quindi ha incaricato me un po' di portare i saluti ai colleghi e soprattutto di ringraziare l'impegno del dottor Scoditti, che ormai è diventato un appuntamento fisso da alcuni anni, e soprattutto anche l'impegno di tutti i colleghi specialisti pneumologi che lavorano sul nostro territorio e anche in ambito regionale, sperando che questo impegno così a 360 gradi di tutti i medici possa produrre nei prossimi anni dei vantaggi in termini di salute pubblica, dato, come sappiamo, l'incidenza altissima delle malattie respiratorie che abbiamo sui nostri territori. Quindi io non rubo altro tempo ai colleghi e auguro a tutti un buon lavoro. Il dottor Rocco Ruta, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Taranto, la vicinanza dell'organo istituzionale di Taranto a queste iniziative. Sì, ormai è da tanti anni che noi svolgiamo un ruolo che va anche diciamo al di fuori del compito istituzionale dell'Ordine dei Medici, tant'è vero che abbiamo da diversi anni istituito una commissione, la Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto, che vigila in continuazione su quello che è il discorso ambiente e territorio, e chiaramente in molti casi si è fatta portavoce di tante iniziative atte proprio a migliorare in termini di salute pubblica gli aspetti di politica sanitaria. La seconda cosa è appunto per ringraziare il congresso e gli organizzatori, abbracciare i moderatori. Non è una lettura magistrale, ma è una serie di riflessioni. Io non sono un esperto di PPCO, nella mia casistica avrò fatto 5-6 lavori sulla PPCO, però come clinico e come voi la vedete ogni giorno, perché questa malattia c'è, si cerca di metterla da parte, di considerare una cosa, diciamo così, banale, tanto basta non fumare, tutte queste belle cose con le quali abbiamo anche, forse siamo stati anche noi a, diciamo così, banalizzarla, ma non è così. Mi piace dirlo, la presenza del medico giornalistico, il quale oggi in Puglia, sapete, cerca il 3, e quindi vi siete attribuiti giustamente, per certi versi, questa presa in carico del malato. La regione so che vi sta molto dietro, però come abbiamo detto a Matera qualche giorno fa, vogliamo capire qual è il ruolo del pneumologo. Professor Onofrio Resta, direttore del Dipartimento Cardiotoracico di Bari, l'evoluzione delle linee guida Gold. Sì. Beh, è cambiato molto nella nostra malattia, la broncopatia cronico ostruttiva, perché sono cambiate le ricerche su tutta una serie di studi, ed è la malattia più importante sulla quale però bisogna ancora trovare, diciamo, una comunità di intenti con il territorio. Abbiamo un territorio che non funziona molto in Puglia, è un'occasione per ricominciare a parlare di una malattia che è stata considerata una malattia banale, che banale invece non è. Ah, è cominciata così, ma non è cambiata molto. Cioè, sfido chiunque oggi a dire: io basta che faccio una spirometria, basta che ho delle considerazioni sulle malattie, dei sintomi, l'obiettività, e si riesce. Invece è sempre così.
Il dottor Fernando De Benedetto, libero professionista ma già direttore della pneumologia a Chieti. Aspetti nutrizionali del paziente respiratorio cronico. È un capitolo importante per i risvolti che ha sulla prognosi del paziente, ma tutto sommato poco apprezzato, poco diffuso negli ambienti scientifici, perché in realtà pochi gruppi si occupano di questa problematica. Il nostro gruppo di ricerca forse è stato uno dei pochi e dei primi in Italia a occuparsene, ed è importante, sono importanti i risultati che abbiamo ottenuto noi insieme con altri colleghi, perché abbiamo dimostrato che intanto la malnutrizione, che non significa ridotto peso corporeo, ma significa anomala distribuzione delle componenti massa magra e massa grassa nell'organismo, hanno un valore prognostico, predittivo, negativo, cioè riducono la durata della vita, indipendentemente dalla malattia. Quindi in realtà il meccanismo più potente per contrastare questo fenomeno è l'esercizio fisico costante, e quindi cercare in modo da mantenere una massa muscolare soprattutto negli arti inferiori, nell'apparato locomotore, e una integrazione, un'alimentazione equilibrata nelle sue componenti, e un'integrazione che miri soprattutto a stimolare il metabolismo energetico. Queste tre malattie, ma è stato questo ingarbugliamento di tre o quattro malattie che sono caratterizzate dall'obstruction, e questo è il problema. Fisiopatologia, flow limitation e airflow obstruction, che sono due cose diverse, però sono questo il problema fondamentale. Il dottor Michele Cacciapaglia, primario della divisione di rianimazione ed anestesia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Parliamo di vantaggi e svantaggi della ventilazione meccanica invasiva nel paziente BPCO. Eh sì, esattamente. Prima di tutto approfitto e colgo l'occasione per ringraziare il dottor Scoditti per avermi invitato a questo interessantissimo con prestigiosi relatori. Un convegno molto importante sulle patologie respiratorie per quello che riguarda essenzialmente il percorso del paziente afferente alla terapia intensiva. Il percorso che io ho voluto evidenziare è che senza dubbio i trattamenti di ventilazione non invasiva rappresentano grossi vantaggi nelle broncopneumopatie in questi pazienti con insufficienza respiratoria acuta, però non sempre è sufficiente, ci sono vari gradi di fallimento della ventilazione non invasiva, per cui è necessario che questi pazienti dai reparti pneumologici tradizionali confluiscano nelle nostre terapie intensive, dove c'è la necessità di intubare e ricorrere alla ventilazione meccanica invasiva. E questo è il taglio della relazione, mettendo in evidenza tutti i vantaggi del ricovero in rianimazione di questi pazienti con grave e severa esacerbazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Con tutti i vantaggi si metterà in evidenza anche gli eventuali svantaggi che noi, con particolari accorgimenti, con ventilazione protettiva e quant'altro, e con tutte le attrezzature messe a disposizione dal nostro management aziendale, riusciamo ad evitare. Giusto, ma chi ha fatto queste linee guida è già da tempo che parlava, e questa è la prima situazione caratterizzata solo da F1, FVC, TFNO, F1, basta, non c'è nient'altro. Se andate a vedere la terapia, poi si è capito che il F1 non poteva essere il problema soltanto quello, non siamo più quelli del F1, cioè della flusso volume, perché quello. Professor Emilio Marangi, professore universitario, docente universitario presso appunto l'Università di Parma, divisione delle patologie dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. Parliamo delle patologie interstiziali. Sì, un argomento molto interessante e
che effettivamente in questi ultimi anni ha sempre preso più spinta per i progressi che ci sono stati in questo ambito. Patologie interstiziali sono nocive per l'apparato respiratorio, sono patologie che a volte il cui esordio è silente e quindi quando esplodono, esplodono in tutta la loro aggressività. Ne vanno soggetti persone che possono essere esposte a polveri, anche fumatori, e soprattutto il grosso problema è che una volta diagnosticate vanno avanti nel tempo e a oggi non è che ci siano delle terapie che efficacemente interrompano il decorso della malattia, che purtroppo ha spesso un esito infausto. Quindi ben venga nell'ambito del convegno, del congresso, l'interessamento e il fatto che siano state introdotte come tema e oggi sarà oggetto di discussione. E poi si è visto che non è così, anche perché questa la positiva ci fa vedere due cose, e cioè che ci sono soggetti, vedete qui, sono tre, con l'imaging si è riuscito a capire, basta fare un attacco ad alta risoluzione, capire che in presenza di un FEV1 praticamente lo stesso. Il dottor Gennaro Viesti, consulente della pneumologia della clinica Villaverde. Taranto vive una realtà drammatica per quanto riguarda l'ambiente, con i terribili riflessi in ambito appunto di patologie dell'apparato respiratorio. Dottore, parliamo della pneumologia a Taranto. Lo stato delle cose, i passi in avanti, ciò che è auspicabile ancora realizzare proprio alla luce di questo contesto poco felice. Bene, io ritengo che dei passi in avanti, parlo esclusivamente dal punto di vista sanitario, dei passi in avanti a Taranto si siano fatti. C'è stata la inaugurazione pochi giorni fa di una valida pneumologia nel pubblico e presso la clinica, presso l'ospedale Nord, con una equipe estremamente valida. Io spero che la pneumologia nata in questa maniera possa far capire alla gente, alle persone, come i problemi ambientali, i nostri problemi ambientali non siano solo ed esclusivamente oncologici. I nostri problemi ambientali sono enormi. La ricaduta sulle patologie dell'apparato respiratorio sono enormi, ma non sono solo oncologiche, ci sono patologie estremamente serie, estremamente invalidanti, che hanno un legame diretto con l'inquinamento ambientale. Ecco, la pneumologia a Taranto sta facendo un passo in avanti in questo senso e spero che appunto l'apertura di questo reparto, oltre alla persistenza della pneumologia in clinica Villaverde e presso la clinica San Camillo e la clinica di Ginosa, l'apertura di questo nuovo reparto così importante possa far comprendere alla gente quanto importanti siano le patologie respiratorie direttamente correlate con l'inquinamento ambientale. Detto questo, la riacutizzazione è tutto, spiega tutto? Sì, ora questa è la situazione sulla quale navighiamo e che ha delle ripercussioni sulla terapia, perché sono certi che lavorano per evitare non la caduta della funzione. Nessun trattamento ha dimostrato che si può eliminare la caduta di funzione progressiva, anche se il termine progressivo è scomparso dalla definizione. Siamo con il professor Pietro Schino, responsabile del Dipartimento di Fisiopatologia Respiratoria dell'ospedale Miulli, appunto, di Acquaviva. Ci occupiamo di infezioni ricorrenti, delle alte e basse vie respiratorie. Qual è l'approccio terapeutico più opportuno, più corretto?
Beh, intanto il problema delle infezioni respiratorie è chiaramente un problema molto importante perché si diceva 20 anni fa che le infezioni delle vie respiratorie e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva dovevano diventare la terza causa di mortalità nel 2020, il 2020 dell'anno prossimo, quindi ci siamo completamente arrivati e in effetti questa problematica è una problematica che sussiste e non sta regredendo come noi ci saremmo aspettati. Le infezioni delle vie respiratorie hanno una problematica importante, il problema è che non c'è un appropriato utilizzo della terapia antibiotica e questa inappropriatezza terapeutica si riflette sul fatto che si creano molte resistenze. A fronte di questo, e poi ci sono molti pochi nuovi antibiotici sullo sfondo, forse diciamo che ce ne sono assolutamente nessuno per un altro paio d'anni, qualcosa soltanto sta uscendo adesso. E poi c'è il problema dell'aging, cioè dell'invecchiamento, della senescenza, dell'apparato immunitario nei pazienti con patologie respiratorie, o come pure ci può essere una diciamo ridotta capacità immunologica da parte dei pazienti in giovane età, sempre per patologie dell'apparato respiratorio. Le vie aeree si dividono in alte e basse, è chiaro che le alte vie aeree, che sono quelle che comprendono le faringiti, i tonsilliti, le otiti, le rinosinusiti, hanno un target terapeutico diverso rispetto a quelle che sono le infezioni delle basse vie respiratorie, e parliamo qui delle polmoniti, delle riacutizzazioni in broncopatia cronica, delle bronchiectasie. Tutto questo determina la necessità, come dicevamo, da parte della ricerca medica di trovare nuovi antibiotici, ma da parte dei medici in generale il fatto di personalizzare la terapia antibiotica nei pazienti, sia in età infantile che in età adulta, con antibiotici che possano essere quanto più spesso mirati verso il germe che si dovrebbe cercare di isolare, però questo ci rendiamo conto che non è possibile. Inoltre, importante come dicevamo, per una riduzione delle capacità immunologiche sia dei piccoli pazienti che dei pazienti in età anziana, noi abbiamo necessità di praticare una terapia di tipo preventivo e qui bisogna inserire e parlare un attimo di quella che è la lotta contro la demonizzazione delle vaccinazioni, che non devono essere demonizzate, per cui è essenziale per i pazienti con patologie respiratorie la vaccinazione antinfluenzale, è essenziale per molti di questi pazienti anche una vaccinazione antipneumococcica, perché lo streptococco pneumonia è il principale responsabile di patologie respiratorie infettive. È probabilmente anche utile fare qualcosa per cercare di aumentare questa immunità con lisati batterici, con N-acetilcisteina, con integratori antiossidanti. Ci sono quelli che sono andati ancora avanti, queste sono le guida della cecosopatia, in cui arrivano a definire fenotipizzazionalmente addirittura le esopatie bronchiectasie. Scusate, io lo dico non ai pneumologi, ma anche ai medici generalisti. Prima di pensare di dare sempre e soltanto... Il professor Girolamo Pelaia, docente universitario di malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, il suo intervento, la sua relazione in ambito di asma severo, quali novità eziopatogenetiche? L'asma grave è una patologia complessa che interessa una minoranza di pazienti asmatici, in quanto la maggior parte di questi soggetti è ben controllata dalle terapie standard abituali che si somministrano soprattutto per via inalatoria. Tuttavia, in questa nicchia di pazienti il controllo della malattia è sicuramente complesso, difficile da raggiungere ed ottenere con le terapie standard, per cui bisogna ricorrere a terapie aggiuntive, soprattutto di natura biologica. E gli enormi progressi che sono stati compiuti per quanto riguarda questa sottopopolazione di pazienti con asma grave, che tra l'altro consumano un ingente
patrimonio, di risorse socio-economiche necessarie a gestire i loro difficili e insoddisfatti bisogno. Effettivamente la disponibilità oggi di queste terapie molto efficaci deriva dai progressi che sono stati compiuti proprio nel chiarire i meccanismi patogenetici che sono alla base dello sviluppo e della progressione delle forme sia allergiche che non allergiche. In particolare è stato fondamentale delineare i diversi profili infiammatori della malattia, che anche nelle forme gravi si caratterizza per l'infiltrazione della parete bronchiale da parte di cellule flogistiche quali per esempio gli eosinofili e a volte anche i neutrofili. In particolare le forme di asma grave eosinofilo possono derivare da meccanismi sia allergici che non allergici, che si fondano su complesse interazioni tra fattori genetici predisponenti individuali del paziente, su cui si sovrappongono i fattori ambientali quali allergeni, inquinanti atmosferici, virus respiratori, fumo di tabacco, eccetera. Dalla combinazione di questi agenti individuali ed ambientali possono derivare proprio le varie forme di patologia asmatica, comprese quelle più gravi, verso le quali la ricerca sta avanzando a ritmi sicuramente molto impressionanti, dandoci la possibilità di poter delineare i target molecolari verso cui indirizzare terapie sempre più efficaci ed innovative. Che possono essere anche resistenti antibiotici. Il microbioma della BPCO è un dato nuovo, addirittura oggi è nuovo, e ci sono i lavori che dimostrano che il microbioma intestinale può modificare la BPCO. Attenzione, semplificare non basta. Non è più un problema di Ferwan e di broncodilatatore, via. Arrivederci, grazie, ci vediamo come facciamo prima fra 5 anni. Il professor Alessandro Sanduzzi Zamparelli, che è appunto il direttore della pneumologia presso l'Università Federico II di Napoli, il suo intervento, la sua relazione in ambito di inquadramento nosologico e fisiopatologico delle interstiziopatie polmonari diffuse. Sì, queste sono malattie relativamente rare, nel senso che l'incidenza e la prevalenza sono sicuramente inferiori a malattie come la bronchite cronica ostruttiva, l'asma e quant'altro, però l'impegno dello pneumologo e direi del medico in generale nei confronti delle malattie rare, alcune delle quali, specie nel bambino, su base genetica, deve essere fondamentale, perché sono malattie alle quali il medico, lo pneumologo, raramente pensa, o almeno pensa meno di quello che sarebbe giusto, e quindi anche diciamo, occasioni come questa, parlare in questo ambito di questo, serve a tenere alta la guardia, l'attenzione dello pneumologo nei confronti di queste malattie. E poi ci sono le forme non esacerbatrici, a parte quella mista, che chiamatela come volete, ma scusate, la bronchite asmatica, da quando sono nato io la conosco, esiste, quella che fischia e che nasce come un allergico quando è piccolo, fino a 30 anni, tutte le cose che sapete, e che si associa, cioè associa o testa. Il dottor Antonio Castagnaro, parliamo della pneumologia dell'ospedale di Ostuni. Quali esami sono indispensabili per la diagnosi e il follow up delle interstiziopatie polmonari? Sì, queste patologie sono delle patologie rare, molto importanti da caratterizzare dal punto di vista funzionale. Quindi gli esami più importanti sono la spirometria, diciamo la broncoscopia con lavaggio broncoalveolare, e nei casi più difficili addirittura il ricorso all'intervento di biopsia polmonare tramite manovre praticamente chirurgiche molto più invasive. Ci sono state evoluzioni in questi anni appunto per quanto riguarda la patologia delle, appunto per quanto riguarda le interstiziopatie, una evoluzione, una anche diverse metodiche? Sì, diciamo soprattutto l'evoluzione è stata in termini
terapeutici, poiché diciamo quasi da 5 anni abbiamo a disposizione nuovi farmaci per il trattamento di queste malattie che fino a qualche anno fa erano praticamente trattate con scarsi risultati. Adesso questi nuovi farmaci aiutano ad aumentare la sopravvivenza e sono molto efficaci per aumentare la qualità della vita dei pazienti. Non riesce a individuare o a controllare che oggi abbondano. Io avevo prima, ero un ambulatorio costruttivo il mercoledì, da 2 anni l'abbiamo visto così come tanti, in particolare. Su 15 malati giornalieri, prima ne vedevo 8, 10, lo dico anche ai colleghi della formazione. Il dottor Carlo Florio opera presso la struttura Maugeri di Cassano delle Murge, radiologo. E dottor Florio, parliamo della importanza del suo ruolo, del ruolo del radiologo nella diagnostica delle pneumopatie interstiziali diffuse. È un ruolo rilevante ormai, perché la radiologia si colloca al centro del percorso diagnostico e perché la TAC è uno strumento potentissimo. I pazienti che si ammalano, che hanno queste malattie, sono sempre meglio riconosciuti, meglio identificati e quindi meglio trattati, e anche c'è un forte anticipo diagnostico grazie al contributo appunto della radiologia. Il mio ruolo è, mi sono sempre dedicato a questo particolare settore delle malattie polmonari, e trovo che di congresso in congresso le cose cambiano, si aggiornano, si modificano, e questo è di buon auspicio per il futuro. Grazie all'organizzatore, al Presidente, per questa opportunità che mi è stata data nella mattinata. È un onore anche di conferire una legge di programma che vuole essere, che la pretesa di essere magistrale, ma non lo sarà. Qual è la strutturazione della mia presentazione, della mia relazione? Qualche dato epidemiologico al fine di significare l'importanza della tematica, e andrò a tratteggiare la malattia nella fase avanzata con le novità accorse in questa fase di malattia alla luce dei nuovi dati, ma soprattutto alla luce della strutturazione terapeutica di questa patologia, che fortunatamente può essere scomposta e spacchettata secondo alterazioni che sono proprie della cellula. Siamo con il dottor Salvatore Pisconti, direttore del Dipartimento Ionico Adriatico della Rete Oncologica, nonché direttore della struttura di oncologia dell'ospedale di Taranto. Parliamo di problematiche relative, parliamo di malattie afferenti all'apparato respiratorio, e dunque la nuova classificazione e gli indirizzi terapeutici del tumore polmonare. La patologia neoplastica polmonare ha riconosciuto nell'ultima decade degli sconvolgimenti. Eravamo abituati, ahimè, ad una semplicistica classificazione e attribuzione terapeutica della patologia tumorale. Attualmente invece la conoscenza di alterazione biomolecolare ha consentito di andare a targettizzare, in altri termini a personalizzare, il trattamento, che risulta non essere soltanto chemioterapico ma anche di tipo biologico o di tipo immunologico. Si è concluso qualche giorno fa l'evento mondiale di tumore del polmone a Barcellona, da cui sono venuti fuori degli studi che sono stati presentati e che vanno ancora di più a confermare quello che testé ho detto, e la conoscenza della cellula neoplastica nei suoi aspetti biomolecolari consente di raggiungere dei risultati che prima erano inaspettati. L'obiettivo, almeno per alcune forme di tumore polmonare, è la cronicizzazione della stessa patologia inaspettata qualche anno fa, quando noi sapevamo che una diagnosi tumore polmonare si accompagnava, ahimè, ad un esito letale. Attualmente noi vediamo dei lungo sopravviventi di anni, con uno scotto di tossicità abbastanza sostenibile, quindi c'è stata, diciamo, la possibilità di coniugare questo binomio efficacia e tolleranza ai trattamenti stessi. Significa l'importanza del problema.
E mi riferisco a 3-4 slide che sono proprie della rete oncologica pugliese, e questa è relativa all'incidenza dei tumori in Puglia, 21.000 nuovi casi. Il dottor Teodorico Iarussi, direttore della struttura di chirurgia generale, chirurgia toracica presso la Santissima Annunziata di Taranto. Dottore, parliamo della valutazione chirurgica del nodulo polmonare solitario. Parliamo di tutte quelle situazioni nelle quali si riscontra generalmente in maniera occasionale la presenza di un nodulo fino a 3 cm nell'ambito del polmone. Situazioni che possono essere assolutamente benigne, ma che possono anche essere situazioni di una malignità iniziale, quindi parliamo di tumori nella fase iniziale. Situazione molto importante, perché è in questa fase, che è generalmente la fase asintomatica, che si hanno le maggiori possibilità di guarigione. Parliamo in questo caso non di sopravvivenza, cioè i pazienti in cui si riscontra un tumore di piccole dimensioni a livello polmonare possono guarire con un idoneo trattamento. Queste due diapositive, questa e la seguente, sono relative alle linee guida della Società Europea di Oncologia relativamente al tumore polmonare. Questa diapositiva è il carcinoma squamoso del polmone allo stadio 4. Il dottor Giancarlo Dalagni, direttore della struttura di pneumologia dell'ospedale di Taranto, ruolo e limiti della endoscopia bronchiale nella diagnostica delle neoplasie polmonari. La relazione che ho portato è una relazione volta a mostrare quelli che sono i progressi in ambito diagnostico nella patologia oncologica del polmone. Gli ultimi 10 anni sono stati anni di grandi innovazioni nel settore diagnostico, soprattutto con le metodiche di prelievo con guida endoscopica ed ecografica. I nuovi ecoendoscopi consentono di effettuare prelievi di buona qualità, in quantità tali da poter fare una diagnostica completa, e tra l'altro sono procedure fatte con grande sicurezza, perché ci consentono anche di valutare tutto ciò che c'è intorno alle vie aeree e che non è visibile per via endoscopica, se non con l'ausilio della tecnica ecografica. Quindi il futuro, diciamo, sarà ancora più interessante, si sta progredendo in questo senso con miniaturizzazione di questi strumenti, pertanto sarà possibile effettuare da qui a 1 o 2 anni delle procedure in sedi anatomiche veramente difficilmente raggiungibili o lontanamente pensabili qualche anno fa. Quindi l'auspicio è dei migliori per poter progredire in ambito diagnostico per la patologia polmonare.